Allora, buongiorno a tutte e a tutti. Diciamo, oggi come ultimo step della nostra piccola formazione, ragioniamo in termini di, condivido subito lo schermo e la vediamo così. In termini cioè di natura o cultura, come e se i monumenti fanno il paesaggio. Natura o cultura, vedremo perché non è una, diciamo, è un motivo preciso che poi vedremo. Allora, la mia idea è quella di farvi chiaramente vedere le immagini come abbiamo fatto le altre volte, ma soprattutto di legarli a una serie di concetti guida, come vedete qui, che ci servono sia naturalmente a interpretare un attimo il paesaggio, capire qual è il suo rapporto con i monumenti, con le emergenze naturali, i paesaggi veri e propri naturali che ci sono dentro, ma soprattutto questi concetti guida per aiutarci un momento ad ancorare ad alcune idee la scelta, la valutazione, anche quando deve essere veloce come in una giuria, la valutazione delle fotografie che abbiamo davanti, cercare di capire se possiamo riconoscere, al di là della fotografia a lineari, documentale al massimo, come ci aveva fatto vedere Deborah la volta scorsa, se possiamo riconoscere qualcos'altro e andare un po' oltre. Chiaramente la fotografia si è molto evoluta, quindi direi che si va parecchio oltre. Allora, io molto velocemente, forse non è stato mai fatto nessuna delle tre volte, volevo riepilogare un attimo che cosa molto molto velocemente il paesaggio, quindi prequel, il paesaggio, la storia in breve. Siamo a Firenze, insomma, negli anni del Rinascimento, Leon Battista Alberti lo conosciamo tutti, inizia lo studio sulla prospettiva e diciamo grazie quindi alla geometria, anche alla matematica, all'aritmetica, ma grazie alla geometria diciamo si studia come comporre, si comincia a mettere proprio in scienza in qualche modo la visione. Nella prima slide vedete che la visione era già stata, diciamo, come si può dire, valutata empiricamente con degli esperimenti veri e propri visivi. Molto velocemente si passa, diciamo, saltando un po' nel corso della storia, alla camera oscura che nasce, come sapete, no? È una stanza buia, non riflettente al suo interno, con un forellino dove possa passare la luce e che, come nell'ottica, come nei sistemi fotografici, poi nelle camere fotografiche di tutti noi, almeno quelle analogiche, la luce entra nel forellino, riproduce al rovescio l'immagine che c'è fuori e quindi che succede? I pittori la utilizzavano per dipingere. Io vi ho messo qui Canaletto con un dipinto di metà del Settecento, ma Bellotto, il famosissimo, la superstar Vermeer, i pittori fiamminghi, ma Vermeer in particolare, usavano la camera oscura come aiuto per dettagliare, se guardate insomma questo dipinto di Canaletto, il dettaglio proprio architettonico è massimo, perché riuscivano a disegnare sopra l'ombra, quindi le proporzioni, la prospettiva erano perfette. Passiamo avanti e andiamo a un'idea di paesaggio che si sviluppa con la pittura dell'Ottocento, quindi romantica, con l'idea di pittoresco. Pittoresco vuol dire proprio il punto di vista del pittore, cioè in quegli anni la pittura definiva il paesaggio in maniera veramente ideale, addirittura riprendendo anche dal vero chiaramente, però quasi che il paesaggio dovesse essere un paesaggio bucolico, ideale, quasi costruito apposta, nel senso il pittore metteva insieme o sceglieva gli scorci che rappresentavano un po' quest'idea di mondo ideale, bucolica, e così. Questo è un dipinto di Constable, si chiama The White Horse, il cavallo bianco, è sempre degli anni del romanticismo. Poi arriva il vecchio Kant, e arriva non il solo, ma diciamo prendiamo Kant come punto di riferimento, il sublime, cioè la visione del paesaggio e della natura non è più quella bucolica, tranquilla e serena della, diciamo, della visione, ma è quella della forza, della potenza della natura che si scontra con noi umani, che siamo
piccoli, sicuramente non siamo all'altezza di gestire, diciamo così, una tempesta oceanica, ad esempio. Quindi questa idea di paesaggio come grande momento di sublime, appunto. Il bello, ma il bello terrificante che ci terrorizza. Questo è Turner, The Shipwreck, sempre 800. Si arriva, io la chiudo qui con Claude Monet, dove nel mondo dell'arte è una rivoluzione, ma lo è anche per noi forse nella testa. Qui il paesaggio diventa luce, diventa un'atmosfera che viene evocata appunto con la pennellata, è l'ombra, è il colore puro. Sono, appunto, per citare il titolo stesso del dipinto, impressioni. Questo è un quadro che, diciamo, tutti conosciamo, e quindi questo è quello per me e per quello che possiamo dire adesso, una velocissima idea. Siamo partiti dalla geometria della prospettiva, arriviamo a una pittura che si fa di tutt'altro. Andiamo oltre. Allora, questa natura o cultura viene da questo signore. L'altra volta forse anche Attilio diceva, anche Debora, vedremo poi Ghirri e il suo viaggio in Italia, e oggi appunto lo vediamo. Usiamo Ghirri come nostra traccia, è uno dei fotografi italiani forse più importanti per una serie di motivi, anche per il suo contributo teorico. Lui non è stato solo un fotografo, ma anche lasciato scritti e riflessioni, è stato un grande teorico della fotografia, e vediamo che dice lui. Il paesaggio è per noi l'incrocio tra la natura e la cultura, quindi anche il luogo della distruzione, in un certo senso. Forse alla fine il paesaggio è proprio il luogo della tensione infinita, in questo senso non riesci mai a collocare o a trovare un punto definitivo per determinare un ambiente. In questo senso non è delimitabile ed ha una specie di circolarità anche della visione che non finisce mai. Allora, natura o cultura. Se noi pensiamo al paesaggio, io diciamo per mie ovvi motivi, al paesaggio toscano, che cos'è il paesaggio toscano? È natura, senz'altro, ma è cultura, nel senso, la risposta è banale, la domanda è super retorica, il paesaggio toscano è un paesaggio costruito nel corso dei decenni. Quindi è un paesaggio che incrocia chiaramente la natura, la campagna in questo caso, pensiamo alla Val d'Orcia, ai cipressini famosi della Val d'Orcia, però incrocia il lavoro dell'uomo che ha determinato, piantando, modificando, spostando, facendo semplicemente agricoltura in un certo modo e non in un'altra, ha determinato la costruzione di questo paesaggio, che quindi diventa certo natura, ma ha fortemente, diciamo così, la mano dell'uomo che lo determina. Quando Ghirri dice distruzione, chiaramente non sta parlando di scenari post-atomici, sta parlando della trasformazione. La sua ricerca, che poi vedremo, è stata una ricerca che ha colto il paesaggio negli anni di trasformazione, siamo negli anni 70, anche 80, in cui l'Italia stava cambiando. Quando lui dice che non troviamo un punto nel paesaggio, in realtà ci sta dicendo che il paesaggio va, come si può dire, indagato, va guardato, vanno cercati i punti di interesse che non sono soltanto i cipressini, per tornare alla nostra Val d'Orcia, il boschetto di cipressi, ma è un insieme anche di, come possiamo dire, di emozioni, di sensazioni, anche proprio di visioni che questo paesaggio ci vuole trasmettere. Quindi la visione, lui dice, non finisce mai, nel senso che la visione del paesaggio deve seguire le trasformazioni del paesaggio, quindi oggi non potremmo guardare il mondo come lo guardavano di nuovo gli alinari. D'altro lato, il paesaggio ci si pone davanti, ci si para davanti, e quindi il paesaggio è, in qualche modo, dobbiamo essere anche noi pronti a trovarlo davanti, non so come dire, insomma, a trovarcelo davanti. Vediamo come proseguiamo. Allora, proseguiamo con un attimo con Ghirri, visto che sarà il nostro insomma, cicerone in questo caso, quello che ci accompagnerà.
Ghirri è stato appunto sopra tante cose, ma soprattutto un fotografo di paesaggi e un teorico, sì, insomma, un teorico del paesaggio. Questi sono tre dei suoi lavori più importanti, o meglio, 1980, quello del 1984, Viaggio in Italia, ed è probabilmente è il testo intanto su cui ci basiamo noi oggi, ma insomma è sicuramente l'oggetto che ha cambiato la visione del paesaggio italiano. Noi venivamo appunto dagli Alinari, nel mezzo c'è stato il neorealismo che ha guardato anche altro, ma ha guardato anche il paesaggio. A un certo punto, diciamo, questa spinta Alinari neorealistica si è un po' esaurita perché il mondo, l'Italia si stava trasformando. 1984, poi vediamo cosa succede. Il profilo delle nuvole e paesaggio italiano di Electa sono due passaggi successivi, non sono gli unici, ma sono i più importanti, in cui lui continuerà in profilo e in paesaggio italiano in maniera, diciamo, più personale, mentre in Viaggio in Italia ci sarà una serie di fotografi che con lui racconteranno il viaggio, appunto, o meglio l'Italia, e negli altri due, appunto, lui va avanti con la sua ricerca più personale, quindi ci sono più le sue riflessioni. E quindi, Viaggio in Italia, che cos'è alla fine? 1984. Praticamente è un progetto fotografico, una mostra che fu fatta a Bari a gennaio, direi, e poi il catalogo, che è questo oggetto, diciamo, di cui vediamo la copertina, un catalogo di poche pagine, 160-170 pagine, che Ghirri curò insieme a Leone e a Gianni Leone e Enzo Velati, però diciamo è Ghirri la persona che mise in moto un po' tutta la vicenda, e rivoluziona, insomma, il punto di vista e il modo di raccontare il paesaggio italiano. Il volume, Ghirri era un fotografo che però amava essere, diciamo, multidisciplinare, quindi ha sempre lavorato insieme a fotografi quando ha lavorato in team, ma anche insieme a scrittori, a artisti concettuali. Quintavalle è un teorico, Arturo Carlo Quintavalle è un teorico di storia della fotografia e di storia dell'arte. Quindi, dicevo, il volume, vi leggo un attimo la didascalia, il volume contiene uno scritto teorico appunto di Arturo Carlo Quintavalle, un racconto di Gianni Celati, che è uno scrittore direi noto a tutti, e quindi coinvolgendo una serie di fotografi più o meno noti, qui troviamo sia il Basilico che abbiamo visto l'altra volta grazie a Deborah, troviamo sempre Olivo Barbieri in questa selezione, Guido Guidi, Chiara Monte, insomma tanti fotografi che insieme a lui hanno affrontato il ragionamento, e questa idea di guardare l'Italia con occhi nuovi nasce un po' dagli anni, siamo dopo il boom economico, parecchio dopo, negli anni 80, ma insomma la visione parte da dai ragionamenti che aveva fatto Pasolini, dal paesaggio che si stava trasformando, anche e soprattutto il paesaggio urbano. E quindi con una serie di incontri che non sono mai incontri preordinati. Se uno va davanti al Colosseo può fotografare il Colosseo così come lo vede, come se lo trova davanti, ma può anche scegliere qualcos'altro, un altro punto di vista. Qui non avevano il Colosseo, non gli interessava il Colosseo, vedremo che cosa fanno. Quindi, insomma, una visione delle cose come queste chiedono di essere viste, dice Celati, cioè lasciamoci prendere dalle cose che vediamo e vediamole davanti a noi. Quindi è una poetica che supera di slancio il postmoderno. In realtà, anche se siamo in quegli anni, il postmoderno negli Stati Uniti, i primi scritti, le prime riflessioni sono di fine anni 60, qui siamo già molto dopo, ma in Italia sono arrivate negli anni successivi. Ghirri però, insomma, questo lavoro va oltre, salta già questa riflessione iniziata in architettura, appunto. E quindi si nutre in realtà di una capacità di realismo, cioè il modo di vedere le cose significa interpretarle come vediamo e anche trasformare ciò che stiamo guardando. Come se fosse una prima volta, nel senso lasciarsi colpire da queste trasformazioni. Le trasformazioni le avevamo davanti, o facevamo finta di nulla, oppure ci buttavamo un occhio. Una lingua nuova, quindi liberata dai cliché, e soprattutto supportata da una riflessione teorico-critica molto approfondita. Quindi, diciamo così, a distanza di decenni, sicuramente oggi possiamo dire che questo lavoro, questa operazione, questo libro
hanno rivoluzionato al fondo la scuola italiana di paesaggio che avevamo appunto visto anche le altre volte. Vediamo di cosa è fatto questo libro. Molto velocemente diamo una scorsa ad alcune fotografie, ad alcuni fotografi, e ci troviamo di fronte, per esempio, ho scelto le prime due queste fotografie. Questa è di Gianni Leone in particolare, anche proprio le ho scelte, diciamo, con un'ottica particolare all'idea Wiki. Questa fotografia di Gianni Leone, insomma, è un po' difficile, no, dire, ma e qui su quale pagina di Wikipedia potrebbe mai finire, no, se dovessimo usare una fotografia così? È chiaro, diciamo, qui c'è un ragionamento teorico, è un ragionamento in cui questa è una foto peraltro scattata, come vedete, negli anni, nell'83, l'anno prima della pubblicazione di Viaggio in Italia. Diciamo, qui l'idea è quella appunto di entrare nel paesaggio. Ciò che sta cambiando con l'Italia e che poi verrà, vedremo avanti nelle altre fotografie, sta cambiando quello che è intorno a noi. Passato il tempo, perché ormai lo abbiamo elaborato lungamente, il tempo dei grandi monumenti, delle grandi, insomma, scenografie artistiche delle nostre città d'arte, il viaggio in Italia si componeva anche e si compone anche di queste di questi passaggi. La foto di Gianni Leone ci fa capire che siamo chiaramente dentro il paesaggio. Il fotografo è entrato insieme a ciò che vede e a ciò che fotografa, è lì. D'altro canto, la fotografia di Fossati, presa in Piemonte vicino Alessandria, è una fotografia che sovverte anche questa l'idea che avevamo o che possiamo avere di paesaggio, di monumentalità. Qui il paesaggio alla fine è uno spruzzo di irrigatore, è un arcobaleno che è quello che si forma sulle goccioline, una strada che finisce qui sì in prospettiva quasi albertiana fino all'orizzonte, però insomma, diciamo, il paesaggio qui si compone di altro e c'è bisogno di uno sguardo nuovo. Ecco, qui possiamo cominciare a pensare un'idea di lettura, cioè la leggiamo pensando di trovarci di fronte a un monumento paesaggistico o la dobbiamo leggere con altri occhi? E se la leggiamo con altri occhi, ha un senso questa immagine? Per loro ce l'aveva, questa immagine è una di quelle che fa parte insomma, di questo lavoro. Andando avanti troviamo Carlo Garzia, una fotografia di Trani. Qui il monumento ci sarebbe, nel senso qui siamo in Piazza Duomo, in Piazza del Duomo a Trani, però ancora una volta il fotografo, sempre nell'82, quindi a pochi anni dal progetto, ci stavano lavorando in diretta, il fotografo sceglie un'altra cosa. Allora, il monumento non lo vediamo, ma avendo una minima conoscenza del luogo, e comunque questa piazza è abbastanza nota, diciamo che possiamo riconoscere un luogo significativo, ed è il fotografo che ha scelto, diciamo così, di selezionato una parte del monumento, diciamo così, e ci fa vedere quella. Qui che cosa fa? A mio avviso, che cosa fa? Questa è una foto, insomma, che cosa fa un monumento? Lo fa la prospettiva di questa piazza. È una piazza che è così, perché è stata costruita così. Il fotografo ce ne mostra una parte. Diciamo con un po' di... No, con delle formule spesso si usa, no? Qui il protagonista è il vuoto. Il vuoto fa un po' filosofia da spicciola, da pillole. Secondo me qui quello che fa paesaggio è la scelta del fotografo, il punto di vista, le linee in quanto tali, in quanto sono quelle che determinano questo spazio. L'altra fotografia è una fotografia invece più antica, se volete, perché è di 10-12 anni prima del progetto Viaggio in Italia, di Guido Guidi, che è un altro grande paesaggista italiano. E questo è Mercato Saraceno, un paesino, un posto in provincia di Forlì. Diciamo qui torna questa idea
che ho usato come titolo, cioè il paesaggio come natura cultura. Qui c'è una casa e c'è una casa, insomma un casotto, non esageriamo, e c'è l'albero, riflesso dal sole, all'ombra dell'albero. Anche questa è una visione di paesaggio come commistione tra le due cose. È una visione all'epoca, anni 70, sicuramente originale. Oggi fotografie così ne vediamo tante, anche spicciole durante le giornate sui social, però all'epoca era un modo di mettere a confronto due cose che sembravano antitetiche, appunto, come abbiamo detto prima, la natura da una parte e la cultura dall'altra. La cultura intendo in senso lato, e non la cultura delle biblioteche, la cultura dell'uomo. Ancora, come arriviamo a Viaggio in Italia? Allora, questo excursus non è che nasceva nel nulla, soprattutto nella testa di Ghirri. Nella testa di Ghirri il ragionamento era degli anni precedenti. Di nuovo siamo a metà degli anni 70. Lui già quasi 10, insomma 9 anni prima, lavorava e rifletteva su questo. Ghirri è un fotografo che ha lavorato molto, molto spesso, anche più in là, ma molto spesso vicino casa, fotografando veramente la sua terra e il suo territorio. Ha anche fotografato New York, e anche, però diciamo la sua opera fotografica è veramente nutrita molto del, lui diceva, no, le foto domenicali a 3 chilometri di raggio da casa mia. Ha sempre lavorato in questo modo. Quello che fa la differenza è come e che tipo di riflessione. Queste sono le case. Ghirri ha anche inventato, insomma, ha trovato l'espressione villette geometrili, che in quegli anni appunto del boom tutti cominciavano, chi poteva, insomma, però moltissimi cominciavano a costruirsi queste case avendo un reddito che pian piano saliva, una ricchezza, un prodotto interno lordo, e però insomma dovendo far quantità le villette geometrili venivano fuori in un certo modo, e Ghirri si rende conto che questo modo non poteva essere rimosso, come dice qui sotto in questo slide, in questo testo, scusatemi. Qui non si vuole sottolineare un rimosso, perché queste evidenze ce le abbiamo davanti agli occhi, ce le avremo tutti i giorni, ci passeremo davanti sempre, ed è solo un aspetto della realtà odierna, ancora una volta di una realtà che si andava trasformando. Ancora una volta lui voleva puntare, diciamo, la nostra attenzione sul fatto che poi la lettura di un paesaggio, di una realtà, anche quella che ci circonda, non è mai univoca, nel senso è facile vivere a Firenze come me e girare per il centro e girare lo sguardo e trovare sempre scorci, ma la nostra vita, scorci artistici, eccetera, eccetera, meravigliosi. La nostra vita è fatta anche tanto di questo, e questo è il nostro paesaggio, non ci sono versi, è lì. Per cui, diciamo, questo è un po' l'idea da cui Ghirri era partito per poi arrivare a Viaggio in Italia, si era già interessato di queste cose. Ora, come vi avevo detto all'inizio, pensiamo a dei concetti guida, cioè dovendo leggere e scegliere, quindi lo scopo di questi webinar è un po' quello di dare degli strumenti anche oltre alla parte fotografica nel senso stretto, cerchiamo di trovare degli spilli, come degli spilli che possiamo appuntare su una nostra mappa, spilli che ci aiutano a capire come leggere, come tracciare il nostro percorso tra le fotografie, anche per vedere come poter così definire anche fotografie come quelle che abbiamo visto finora. E io ne ho messi 6, che ho messo, diciamo, non casualmente uno di fronte all'altro, perché sono un po', diciamo, delle coppie o delle opposizioni. Il punto di vista, l'orizzonte, la riconoscibilità e l'esattezza, dall'altra parte significato oppure discorso. Vediamo velocemente, questi possono essere proprio dei punti di, così, degli appunti. Il punto di vista, che non è per me e per le foto che avremo di fronte solo il punto da cui nasce lo sguardo, cioè dove mettiamo la macchina fotografica, la posizione del fotografo, ma è proprio l'assunzione di una scelta generale dell'autore, del fotografo, cioè quella che si compie nel campo d'azione, cioè quando noi fotografiamo siamo in uno spazio
tutto sommato anche in studio abbiamo una possibilità di movimento e quindi di scelta. Come dico lì, fisicamente, ma anche o forse soprattutto concettualmente, sulla scena di ripresa, e che si sintetizza nel come il fotografo vuole farci vedere ciò che ci mostra. Quindi il punto di vista non è soltanto la posizione della macchina fotografica, oppure fotografia orizzontale, punto di vista, inquadratura, ecco, scusate, orizzontale, inquadratura, verticale, ma è proprio un discorso un po' più ampio. La riconoscibilità di un oggetto, e qui magari pensiamo più a un monumento vero e proprio, a un oggetto che conosciamo tutti, in che modo e da dove traiamo i caratteri della sua identità? Chiaramente i monumenti più famosi sono icone, quindi non è difficile capire, si sono già stratificati come significato e come visione in ognuno di noi. La cosa più interessante è forse capire se la fotografia è un'orma esatta, quello che si diceva alle origini, la fotografia riproduceva la realtà alle origini negli anni, a metà dell'Ottocento, quando nasce, è l'orma esatta, è il segno. Oppure piuttosto il disegno di un identikit. Questa è un'idea di Umberto Eco che poi vediamo, perché è molto interessante. Come possiamo accettare ciò che stiamo guardando? Qual è la caratteristica che ce la fa, diciamo, tra virgolette, accettare? E soprattutto se esiste una essenza assoluta o se invece la nostra visione e le cose che abbiamo davanti si compongono di tanti o comunque di diversi elementi e non di una essenza così fantasmatica. Il significato è che cosa c'è scritto. Questo riguarda un po' tutta la fotografia, non solo il paesaggio, e quindi se esiste una forma di comunicazione, un messaggio che ci arriva in questo caso dal paesaggio, dai monumenti che guardiamo. D'altro canto, l'altro lato, orizzonte. Anche qui l'orizzonte non vorrei ora confonderlo con come si fa tra i fotoamatori, no? C'è l'orizzonte, la linea dell'orizzonte non è diritta, non è quello. L'orizzonte lo intendiamo come ciò che c'è intorno, l'orizzonte, diciamo, culturale, ambientale, e soprattutto dove l'immagine va, a che cosa tenda piuttosto che che cosa è. L'esattezza, allora, la fotografia può essere un elemento di idealizzazione come abbiamo, e di documentalità massima, non è idealizzazione, sembra era così, la fotografia lineare era così perché serviva e voleva essere quello. Non era un'idealizzazione poetica, ma era molto pratica e concettuale anche quella. Se ha un suo codice specifico, allora la fotografia deve essere un elemento di idealizzazione oppure ha un suo codice specifico che non preveda la precisione assoluta, cioè possiamo vedere le cose anche in un modo diciamo un po' diverso, un po' impressionista, ecco, per tornare a qualcosa che abbiamo visto prima. Può bastare l'identikit di cui diceva Eco per accettare ciò che stiamo vedendo? Vedremo. Il discorso alla fine, il paesaggio che fa? Parla da solo, cioè è autoconclusivo? Il monumento ci basta? L'uomo di Milano, sparato lì, lo possiamo isolare? Possiamo mai fotografare il Duomo di Milano senza la sua piazza, senza il suo contesto? Forse sì, si può anche fare, forse non ha senso, forse no. E appunto, e poi ci sono monumenti che invece non hanno bisogno di nulla, non hanno bisogno di contesto o forse non lo trovano. In questo senso, cos'è un monumento che non ha bisogno di contesto? È forse lo stesso Duomo di Milano, se vogliamo dirla, cioè una vera e propria icona, cioè quelle, o la stessa Val d'Orcia, cioè quegli oggetti naturali o culturali, monumenti o paesaggistici in senso stretto, che non hanno bisogno di molte interpretazioni perché le hanno già avute, perché di loro abbiamo già visto, abbiamo già saputo, conosciamo molto, rappresentano qualcosa, quindi quelli sono chiaramente degli oggetti, dei monumenti, dei soggetti fotografici che non hanno bisogno di molto ragionamento, li riconosciamo. Allora, io ho messo 30 secondi per riprendere fiato, nel senso
abbiamo visto appunto questi concetti guida, secondo me sono interessanti proprio come ancoraggi, come momenti in cui ragionare. Ognuno di questa idea ci può servire per capire e per interpretare quello che stiamo guardando. È come definire un po' un tracciato, come definire un appunto una mappa grande dove poi ci possiamo muovere. Non dobbiamo, non è un'autostrada dove si entra e poi si esce quando si è arrivati, ma è un luogo però definito entro il quale possiamo muoverci. Però abbiamo dei punti di riferimento precisi. E soprattutto, secondo me, questi sei pensieri ci aiutano ad avere dei criteri anche un pochino più ampi. L'altra volta qualcuno di voi, ora non ricordo chi, giustamente diceva in un messaggio scritto, c'era cioè nella chat, dice: ma come facciamo noi a tener conto di tante cose quando dobbiamo poi essere così documentali nello scegliere le fotografie per l'uso che ne facciamo noi come wiki? Sì, nel senso, sono d'accordo, ma è anche un po', cerchiamo di vedere se c'è altro modo di guardare la stessa cosa, perché è chiaro che parliamo, se dobbiamo scegliere delle foto che rappresentano appunto i monumenti che sono in gara, e quelli dobbiamo scegliere. Ora, la Torre di Pisa, sarà difficile fotografare, che ne so, il Taj Mahal, la Torre di Pisa, però ci sono tanti modi e tante visioni, un po' le abbiamo già viste e vediamo appunto come portare avanti questo ragionamento. Allora, partirei dal punto di vista dall'orizzonte, dalla prima coppia che abbiamo detto. Seguiamo sempre il nostro Ghirri. Questa peraltro è una delle prime fotografie che lui scatta, era abbastanza giovane, siamo agli inizi degli anni 70. Ora vabbè, insomma, il luogo è un luogo della sua infanzia, dove lui poi torna da grande, però il paesaggio qui è visto in maniera sicuramente particolare. Non siamo in campo aperto, nel senso ci abbiamo davanti una rete che ci fa, come dire, da soglia, da schermo. Noi dobbiamo superare questo schermo per andare a trovarci quello che ci interessa. Questa peraltro credo fosse una cava di ghiaia dismessa, o comunque una struttura che aveva prodotto e che poi era stata comunque dismessa. C'è questa inquadratura, un taglio nella rete, c'è questo straccio. Ghirri ha questa visione del paesaggio. Non è mai una cosa, oltre a essere nuova per seguire trasformazioni, però non è mai una cosa lineare, non è mai una cosa che ci si presenta davanti in maniera chiara, non è mai una risposta. Diciamo che Ghirri pone sempre una domanda, una ricerca. Per lui fotografare in questo modo serve a passare la palla a noi, diciamo, spettatori. Lui ci ha messo la sua idea di fotografia, però siamo noi che ci possiamo interrogare sul suo modo di fotografare, su quello che ci fa vedere. Punto di vista. Questa è un'altra foto abbastanza famosa delle sue, ed è la Reggia di Versailles. Allora, punto di vista. Chi di noi avrebbe pensato di, trovandosi davanti a un palazzo imponente come Versailles, con un fronte in quella maniera, di fotografarlo così? No, uno si mette davanti, si trova davanti e fotografa. Lui invece cambia, si sposta nel campo, nel set, diciamo, via, cercando un altro punto di vista. La sua linea di fuga, la sua attenzione, sono questo vialetto delle aiole del giardino di fronte. Versailles diventa, pur essendo molto presente, ma diventa quasi uno scenario. Questo è una scena teatrale, cioè la prospettiva, va bene, ci sono gli elementi che abbiamo visto prima, però insomma, a mio avviso, siamo nell'85, è un modo abbastanza originale, soprattutto abbastanza sorprendente, di dire: ti faccio vedere un monumento in una maniera
in una maniera spostandoti il peso, l'equilibrio dell'attenzione su qualcosa che ne fa parte, ma che non è appunto forse quello che ci aspetteremmo. Ripeto, uno si trova di fronte alla facciata e vede, fotografa la facciata. Ancora punto di vista e orizzonte, ancora Ghirri, che aveva lavorato con Aldo Rossi è un famoso architetto italiano, che aveva fatto, ha realizzato il cimitero di San Cataldo a Modena, che è quello che vedete qua. Lui aveva lavorato su commissione per Rossi, cioè Rossi gli aveva assegnato il lavoro di fotografare il cantiere, la parte già realizzata. In quegli anni il cantiere del cimitero stava andando avanti, è un luogo abbastanza noto dal punto di vista architettonico, abbastanza anche sorprendente nell'uso. Un cimitero fatto così è abbastanza originale. E Ghirri che fa? Anche qua si mette sulla strada, sulla una delle strade tangenziali di Modena, cioè che circondano la parte del centro storico, e aspetta di poter, come dire, trovare una situazione. Insomma, detta in modi brevi, lui il cimitero di Rossi lo fa finire sullo sfondo, aspetta che passi una macchina, che passi nel modo giusto, nella situazione giusta, per riprendere in maniera del tutto, direi, sorprendente il monumento. Questo è un modo, allora è chiaro che la prima cosa che guardiamo guardando questa foto è il cubo di Aldo Rossi, però lo guardiamo in questo modo qui. La ricerca, il pensiero, l'idea, il mettersi a forse anche previsualizzarla, dire che vogliamo fare qualcosa in modo diverso. E questo è il risultato, uno dei risultati. Accanto, un altro risultato, forse un po' più classico, però anche qua, stai lavorando per Aldo Rossi, devi fare un lavoro sul cimitero di San Cataldo e fai una foto del parco, dei salici, spogli o degli alberi, non so se siano salici, al centro assoluto della foto, col monumento, diciamo così, là in fondo. È vero che c'è la regola dei terzi, quindi tutti diremmo sì, però il monumento è al terzo, quindi nella linea di forza della fotografia. È vero, però la visione che abbiamo, il primo piano, il centro, come si può dire, del nostro fuoco fotografico sono gli alberi, l'albero in primo piano e quello subito dietro. Questo è un altro modo diverso di affrontare la fotografia di architettura, la vogliamo chiamare, in questo caso lui stava lavorando per Rossi, ed è sicuramente un modo di spostare proprio non l'attenzione, ma insomma di spostare il senso della fotografia. Non è una cartolina, insomma, ecco, questa fotografia in un espositore di cartoline accanto al monumento forse non ci starebbe, e non ci sta perché Ghirri sceglie di fare questa foto. Quindi quello che voglio dire è che talvolta, allora, in una foto familiare fatta da noi, cioè quotidiana, diremmo: accidenti, mi è passata la ritmo davanti, la fotografia la rifaccio. Allo stesso modo ci troviamo a selezionare, visualizzare in una giuria una fotografia come questa e diremmo: no, questa è sbagliata, la scarto. Non è detto, nel senso che teniamo anche presente che il fotografo, fino a prova contraria, non ci manda una foto che pensa di aver sbagliato, ci manda una foto che pensa di aver fatto in un certo modo per un certo motivo. E quindi di questo anche possiamo tener conto prima di scartarla. Poi magari sulla pagina di Wiki va capito se una foto così ci va, però magari lo vediamo dopo. Riconoscibilità e esattezza. Allora, forse la conoscete perché di questa persona, di questa fotografa, Corinne Vionnese, è un po' parlato negli anni scorsi, proprio perché lei fa una operazione anche molto vicina all'idea forse di che cos'è Wikipedia, o comunque diciamo un'operazione molto vicina al mondo social, diciamolo così.
Lei prende, come forse sapete, l'opera si chiama Photo Opportunities, è in corso dal 2005 quando lei l'ha iniziata e sta andando avanti, continua a fare queste fotografie. Lei fa proprio quella che si chiama appropriation photography o appropriation art, cioè prende le fotografie caricate all'epoca anche su Google Photo, su Panoramio, quando c'era Panoramio, non so se c'era già ancora nel 2005, ma forse sì, però insomma il criterio è quello, prende dalla rete le fotografie, evidentemente tutte uguali, di migliaia e migliaia di turisti che si presentano davanti ai monumenti più famosi, e le sovrappone. Che cosa viene fuori? Allora, sul sito stesso, su un articolo che mi è capitato di leggere, il recensore di questo lavoro dice no, sono immagini pittoriche. Sì, vabbè, però non è che abbiamo detto molto, sono immagini pittoriche. Diciamo, l'idea che ha la fotografa qui non è di fare delle operazioni estetiche, di pigliare, di sovrapporre decine di fotografie per fare un'opera pittorica. Lei entra nello specifico fotografico, il suo è un'idea concettuale, la sua è un'idea concettuale, meglio. Lei ci vuol far vedere appunto quanto, sovrapponendo decine di immagini, permettetemi, tra virgolette, alinari, una dietro l'altra, tutte così molto ufficiali, molto frontali, molto formali, si crei in realtà questa specie di svanimento del monumento. È esattamente il contrario, cioè qui non si tratta di lo dipingiamo con la fotografia, così pian piano il monumento sparisce un po' nella banalità di decine e decine di scatti che si ripetono tutti uguali. A me interessava riconoscibilità ed esattezza perché, fatto salvo questo ragionamento, cioè sull'idea concettuale della fotografa, è vero, fino a prova contraria, che questi oggetti qui li riconosciamo. Non abbiamo dubbi che siano il Colosseo a sinistra e la Torre Eiffel a destra. Giuria di Wiki, dobbiamo scegliere una bella foto del Colosseo. Una foto così è riconoscibile, è esatta, è apprezzabile, è filologica, è utile oppure no? E qui la domanda poi rimane aperta e rimane interessante, perché nessuno guardandola potrebbe dire ah, però questo non è il Colosseo. È un altro modo di vederlo, un altro modo di riconoscerlo. Allora, qui volevo un attimo, molto velocemente, non ve lo leggo tutto, ma insomma, questa idea dell'identikit, questo concetto di identikit di Eco è interessante. Lui lo fa in un convegno del, mi pare 2010, ma vado a memoria, potrei sbagliare, a un convegno dell'Associazione Italiana di Studi Semiotici, e lui dice questo: non c'è nulla di così bugiardo come la fototessera, che è un oggetto che è nato proprio per rendere univoca la persona che vi viene, diciamo così, rappresentata, no? La fototessera è quella che ci identifica, tanto che finisce sui nostri documenti. No, i caratteri somatici, il volto finisce nei nostri documenti. Però lui dice che, poi lui, come fa Eco, sempre con degli esempi che secondo me sono interessanti perché sono scherzosi, ma ti fissano molto bene l'idea in testa. Lui dice: questa fototessera non ci assomiglia affatto perché sappiamo di esserli di fronte, veniamo ripresi, allora abbiamo una tensione nel viso e poi la pelle viene di quel giallino un po' brutto. E cerchiamo un sorriso che non riusciamo a fare, quindi la bocca ci si storce. La fototessera è quanto di più bugiardo. Si crea quindi una tensione, io ho messo così, un identikit spesso, secondo Eco, questo non lo dico io, spesso è più somigliante di una fototessera, o meglio, ci aiuta meglio, con più elementi, con meno rigidità, ad arrivare alle persone. Lui lo chiama iconismo soddisfacente, perché l'identikit traccia un campo, è un po' come quello che abbiamo detto prima con i nostri punti di riferimento, traccia un campo, come si può dire, appunto, identitario dei tratti della persona, ma lo fa con la memoria, lo fa con ciò che ha visto, chi c'era. Questo iconismo soddisfacente
è quando, diciamo, appunto il disegnatore che fa l'identikit, l'artista, lui lo chiama, produce questa immagine di un oggetto, di una persona, di un individuo, presunto reale però, interpretando l'interpretazione verbale che dà un individuo che era lì e che aveva visto, no? Quindi lui lo chiama un meraviglioso dispositivo semiotico a molti piani, perché in realtà ci permette di riconoscere la persona, di arrivare, viene utilizzato ancora oggi, anche se oggi si usano anche, come dire, in modalità elettronica, fatti con altri criteri che non il disegno a matita, però gli identikit vengono ancora utilizzati perché ora questa indessicalità, l'indessicalità, molti di voi forse lo sanno, è quando, come si può dire, è la qualità di riconoscere, di indicare precisamente quella cosa. L'identikit sembrerebbe molto poco indessicale, visto che è un ricordo, una memoria di qualcuno, molto poco preciso, molto poco puntuale, eppure ci permette molto meglio spesso di individuare le persone. Allora, quello di volevo legarmi di nuovo al discorso della Bionnet, lei ci offre proprio questo, cioè lei ci dà dei caratteri generali, la fotografia che abbiamo davanti, meglio, lei, abbiamo detto che lei ha ragionato in maniera concettuale, ma la fotografia che ci pone davanti ci dà questo, ci dà dei caratteri generali di questi monumenti, visti dalla testimonianza di chi c'era, e che però mantengono, diciamo, la nostra visione abbastanza larga. Non è una foto, ripeto, univoca, però riusciamo a individuare e a riconoscere il soggetto che c'è rappresentato. Quindi, ancora una volta, un modo diverso di guardare il paesaggio, in questo caso sono monumenti veri e propri, e quindi ancora una visione diversa. Qui siamo nel campo della riconoscibilità e esattezza, cioè la foto deve essere perfettamente riconoscibile o può essere un identikit di ciò che ci sta facendo vedere? Altra domanda da tenere. Il modo completamente opposto. Bernd e Hilla Becker sono due fotografi, marito e moglie peraltro, due fotografi molto importanti nella storia della fotografia, perché hanno fatto questa operazione qui, operazione assolutamente oggettiva, completamente contraria e diversa da quella di Corinne Vionnet che abbiamo visto prima. Loro sì, non hanno neanche un interesse, in realtà non hanno neanche un interesse di documentazione architettonica. Loro si appassionano alle vecchie, ai vecchie fabbriche, vecchie strutture produttive, archeologia industriale, e la vanno a cercare un po' in giro per il mondo. Quindi fotografando, vanno anche per generi, però insomma fotografando un po' di tante cose, portando ad esempio un po' di tante cose che sono state le industrie, soprattutto diciamo pesanti, quella dell'industria veramente novecentesca, mi viene in mente la miniera e l'acciaieria, e loro hanno anche questo approccio, oltre ad essere molto oggettivi, molto formali, molto frontali, qui non sono come Ghirri a Version davanti, loro hanno un'idea completamente diversa. Anche questa impaginazione che vedete in piccole fotografie montate insieme danno un'idea vera e propria di tassonomia, cioè il loro interesse è quello di classificare, un po' come il Linneo, mi viene in mente, insomma, no, la classificazione del regno animale, il regno vegetale, è quasi un lavoro, come si può dire, da ricercatori museali. È un modo di vedere il mondo che ce lo pone come un, mi viene da dire, un manuale, un libro dei, appunto, una tassonomia, il libro della natura. In questo caso non è natura, è paesaggio culturale, perché è paesaggio costruito dagli uomini, però insomma queste tavole sinottiche, ecco, mi fanno venire in mente un po' la tavola degli elementi, una specie di sistematizzazione che ci riporta
sì una testimonianza, ma insomma è anche una visione di un mondo che poi in molti di questi casi, in quegli anni, cominciava a essere un mondo che spariva, queste industrie pian piano venivano dismesse grazie alla trasformazione di altri, diciamo, di altri anche comparti industriali che nascevano. Il carbone, queste sono torri appunto di carbonifere, di miniera, c'è ancora oggi, ma è chiaro che è stato soppiantato dal petrolio, quindi queste strutture sono una forma anche di memoria. Significato il discorso. Che cosa fa un paesaggio quando ci viene davanti? Nel senso, immagino che tutti riconoscano cosa stiamo guardando. La foto si chiama Rimini, 1977, ma immagino che tutti abbiate riconosciuto una cosa che Rimini non è, ma è immagino di andare diritto, no? Senza colpo ferire, è la facciata, un pezzo della facciata di Palazzo Vecchio a Firenze. Allora, che cosa significa? Cioè, questa immagine è vera, è reale, la dobbiamo considerare vera, reale? Significa quello lì, è Palazzo Vecchio, però chiaramente non è quello vero. Questa è l'Italia, si chiama Rimini perché la fotografia, Ghirri ci ha fatto un lavoro sull'Italia in miniatura, è una fotografia presa dai monumenti in miniatura dell'Italia in miniatura. Allora, è chiaro che il significato di questa foto è quella, Palazzo Vecchio a Firenze. Però, allo stesso tempo, non è Palazzo Vecchio a Firenze. O meglio, noi la riconosciamo perché, come abbiamo detto prima, è una foto in questo caso esatta, torna a cose che abbiamo visto, riferimenti visivi ma anche culturali che abbiamo, però è anche un'altra cosa. È un altro significato, perché è un plastico, è un non è un giocattolo di Italia in miniatura, ma insomma è una casa delle bambole, se vogliamo. E qua vi chiedo, ve lo chiedo, quindi se qualcuno ha voglia, tanto non si vince, non si perde nulla. Secondo voi una foto così, di un oggetto come questo, che è quello che sappiamo, Italia in miniatura, sulle pagine di Wiki o su una selezione, potrebbe passarla la selezione? Mi basta un sì o un no, se qualcuno c'ha voglia. Secondo me sì. Secondo te sì? Non ho capito, nel senso, se la prenderebbero come una fotografia vera? Oppure sì. Se potrebbe essere ammessa in qualche pagina di Wikipedia, sono due cose diverse. No, diciamo, allora, la fotografia vera, diciamo, a mio avviso, è sempre vera una fotografia. Sì, sì, no, dico, però... sì, no, era questo. Se poteva stare in una pagina di Wikipedia o passare la selezione. Sono due cose diverse, però. Nel senso che, sì, certo che può stare sulla pagina di Wikipedia, su tante pagine di Wikipedia, direi, anche su quella di Firenze, basta che la didascalia dica riproduzione della facciata di, oppure sì. Può stare, non so, sulla pagina dei plastici, oppure sulla pagina, cioè tante pagine, sulla pagina del parco a tema, adesso insomma, dove è stata fotografata questa, cioè può stare in tanti posti. Può essere selezionata, certo, in Wiki Loves Monuments, intendo, sia perché verrebbe presa per la riproduzione reale della facciata reale a grandezza naturale, sia perché è una bella fotografia e quindi potrebbe passare la selezione. Non ho capito, non so se ho risposto alla domanda. Diciamo che la cosa importante, però, ecco, che noi diamo per scontata, ma che è giusto dire, è che noi non facciamo come giurati la selezione delle foto Wiki Loves Monuments in funzione di Wikipedia. Sì, ovviamente teniamo conto anche, diciamo, dell'esigenza descrittiva, anche, però non solo. Quindi quelli che decidono di mettere quali immagini mettere su Wikipedia non siamo noi, e poi la comunità di Wikipedia in maniera autonoma. Quindi volutamente teniamo separate le due cose, ecco, diciamo. Certo. Ma infatti, allora, diciamo che la mia domanda un po' banale era così volutamente.
mi serve in realtà a fare un altro discorso, o no a fare un altro discorso, a fare il discorso che avete fatto voi, e quindi a dire come anche la fotografia significa, e discorre, come credo ci sia un microfono aperto, scusate, discorre con col mondo, discorre, perché una fotografia così in realtà è, l'ha vinto il concorso di Wikipedia l'anno scorso, questa è la foto di Tieghi, che è, questa è, no, non devo dire è vera, questa è presa davanti a Palazzo Diamanti, è vera anche quella di Ghirri, in quanto vera, però appunto, come vediamo, la fotografia poi discute col mondo, parla col mondo, non si ferma mai al suo pezzettino di carta, quando c'era il pezzettino di carta, oggi al file, però una fotografia così in realtà l'abbiamo appunto, l'avete premiata l'anno scorso. Questo che significa? Intanto la foto di Tieghi mi piace perché mette in differenza e si mette in differenza con quella di Ghirri. Ghirri c'aveva lì il plastico, ce l'aveva e ce lo poteva avere sempre, stare lì per ore. Questo Maurizio Tieghi, che poi anche lì il palazzo ce l'aveva, ma ha dovuto cogliere un attimo. Quindi, come dire, la foto che ha uno stesso criterio di quella ghirriana, però con un altro modo, con un modo di scatto, scelta di tempo necessariamente, c'era la bicicletta, se no spariva, volontà di mettercela, poteva lasciare come ha fatto Ghirri, che non avrebbe avuto biciclette all'Italia in miniatura che gli passavano davanti, però Tieghi decide di lasciarcela. Insomma, è interessante vedere come questi ragionamenti si creano, perché poi Tieghi credo proprio sia ferrarese anche lui, di insomma, abita lì. Credo di sì, sì, sì. Sì, sì, immagino anche io. Insomma, le fotografie di Ghirri le conoscerà bene. Questo voglio dire che spesso le immagini spostate dal vero palazzo Palazzo Vecchio, ma portate su una riproduzione di una riproduzione, ci dicono qualcosa e ci rimangono, ci creano un immaginario fotografico. Insomma, come ho già detto per la terza volta, lo ridico, l'avete premiata, quindi è evidente che questo meccanismo di significato e di discussione funziona. Ora, non abbiamo mai visto la natura, la guardiamo un po'. Significato discorso. Questo è Ansel Adams, conosciuto da, immagino tutti, un fotografo molto importante, che ha fotografato i grandi parchi americani, non soltanto, ma insomma, tra i suoi lavori più famosi e più importanti sono quelli dei parchi americani. Qui direi poco, nel senso che qui è la natura ad essere il monumento, come un Colosseo. È chiaro che ci vuole, per posti più esotici, tra virgolette, ci vuole la didascalia, come dicevamo prima, però insomma qui il monumento, il Colosseo, è il Grand Canyon, ora qui ho scelto un altro canyon, però è la natura, e diventano essi stessi appunto dei monumenti veri e propri, cioè il loro significato e il discorso che fanno al mondo, a chi guarda la fotografia, è quello di fondare un'opera d'arte, se vogliamo dirla in maniera un po' larga, nella natura. In più, il discorso di Adams ci serve perché lui, vabbè, lavorava col cavalletto, chiaramente, e banco ottico e tempi di ripresa. Quindi era abbastanza, può sembrare abbastanza banale. Accidenti, no? Come in Toscana, tornando al campanilismo toscano. Ci aveva davanti queste bellezze, si è messo lì, le ha fatte. In realtà, lui utilizza, me ne faccio vedere un'altra, questa forse più famosa, della catena dei Tetons, lui utilizza la tecnica per parlarci. Allora, banalità maggiore, la tecnica la usiamo tutti, perché la macchina fotografica è un oggetto tecnico, scattiamo, spingiamo un bottone, la tecnica. In realtà lui, e poi vedremo dopo Michael Kenna, usano la tecnica come senso, come significato. Adams si pone l'idea di
fotografando la natura in particolare, di trovarsi di fronte a una, come si può dire, una scala di colori e di gradazioni di colori praticamente infinita, quella che c'è in natura. Allora si pone l'idea, fotografando lui in bianco e nero, di come riprodurla e come quindi comunicarci, farci vedere in bianco e nero questa roba qui. La scala dei colori, delle gradazioni di colori, se la inventa studiando e inventando il sistema zonale, che è questo sistema, semplicemente all'epoca si era in fotografia analogica, quindi di sviluppo e stampa in camera oscura, per cui la fotografia doveva avere tutte le gradazioni di grigi, le scale dei grigi, dal bianco al nero. Questa visione del mondo per la fotografia naturale aveva un grande senso, perché riusciva, soprattutto in queste, e soprattutto in questa di sinistra, dove c'è quest'ombra nel mezzo, riesce a farci vedere e a comunicarci l'intera, come si può dire, visione, gamma cromatica. Tutto il fotogramma e tutto ciò che vediamo è visibile. È vero che si arriva al nero a volte, però c'è questa grande scala. Si riesce a vedere appunto, dalla parte bianca fino al grigio prima del nero. E questo è un... Peraltro il sistema zonale si usa ancora oggi come idea, anche quando lavoriamo nel digitale. E questo è un modo di raccontarci la natura e questa grandiosità, quindi diciamo quasi semiotica, nel senso che il significato di ciò che vediamo è dato da un espediente tecnico e aggiunge significato, l'espediente tecnico aggiunge significato a ciò che stiamo guardando. Fosse stata fatta in un modo diverso, probabilmente, soprattutto ripeto, quella di sinistra, avremmo trovato sovraesposizione nella parte al sole, oppure nero nella parte in ombra. Facendo così, sviluppando così, queste non sono tre o quattro fotografie sovrapposte, non è un HDR. Questa è una fotografia sviluppata in camera oscura con un certo criterio tecnico. La faccio breve, vi faccio vedere Michael Kenna, che invece è un fotografo di questi anni, tuttora, diciamo, produttivo. Adams invece non c'è più. E Michael Kenna utilizza un altro espediente, più semplice, più non lo so, però il risultato è altrettanto sorprendente, se volete. Lui utilizza chiaramente una lunga esposizione, quindi tempi lunghi di apertura del diaframma. Quando lavora di giorno ovviamente userà dei filtri oscurati, degli ND1000, che sono filtri che lasciano passare meno luce di quella che c'è, perché sono filtri oscurati, e quindi si riesce a fare delle riprese lunghe anche in una situazione dove si sarebbe dovuto scattare con un millesimo di secondo. E questo che cosa succede? Moving Clouds, Norvegia. Accidenti se queste nuvole si muovono. Queste nuvole ci vengono incontro. Il significato della fotografia, al di là del titolo che lui gli dà apposta, ma la fotografia anche senza titolo ci fa capire che ci sono delle nuvole, ci trasmette questo significato. C'è un gran vento che sposta in maniera piuttosto veloce queste nuvole. Lo stesso vale per l'acqua, quest'acqua setosa, perché l'acqua lì si sta muovendo e con una lunga esposizione viene questo effetto seta. Quindi l'effetto, diciamo, del paesaggio, dell'iconicità e della monumentalizzazione è data da un altro espediente tecnico. Questa è Punta Brava, che è un promontorio in Messico, e quindi il significato può essere tirato fuori, lo possiamo vedere anche pensando alla tecnica che il fotografo ha usato per dirci qualcosa. Soprattutto la fotografia norvegese, al di là del cielo, se la vogliamo guardare un attimo, è un pontile, sembrerebbe un sasso, comunque... No, può essere abbastanza semplice rispetto, per esempio, alle grandi montagne di Ansel Adams, però abbiamo capito che il fotografo ci sta comunicando qualcosa. Andiamo oltre. Allora, ora qui mi scuso con ho scritto Daniela di Wiki venerdì scorso, che mi perdonerà. L'altra volta, giustamente, lei ha scritto a un certo punto, non so neanche chi sia Daniela, perché non me la ricordo,
però ha scritto nella chat una citazione di Calvino: d'una città non godi le sette o le 77 meraviglie, quindi monumenti, le cose che puoi trovarci, ma la risposta che dà una tua domanda. Allora, questa è una bella riflessione che Daniela ci aveva proposto l'altra volta. Eccola qui, comparsa in video. Ah, ecco, ora io non ti vedo perché avendo lo schermo vedo solo il mio, diciamo, non vedo voi, però insomma, diciamo, spero che la citazione, insomma, tu mi perdonerai per questa citazione che non sia impropria, però insomma, a me ha colpito molto perché è interessante. Calvino lo conosciamo tutti, che cosa pensava della letteratura e di tante altre cose. E guarda caso, anche Ghirri è uno che possiamo riassumere, tornando quindi, ora andiamo verso la conclusione, tornando verso il nostro Ghirri. Ghirri la possiamo riassumere così: è uno che ha fotografato tutta la vita non per darci delle risposte, ma per porci a se stesso prima di tutto, e però anche a noi che lo guardiamo, delle domande. Non vorrei dire dei misteri, perché a volte si dice anche fotografie un po' misteriose, però se uno è un fotografo appunto concettuale, ci sta trasmettendo qualcosa, e quindi è una domanda, non è il mistero, è un po' troppo indefinito. Secondo me Ghirri ci pone delle domande ed è così. Quindi mi leggo bene alla citazione, allo stimolo dell'altra volta di Daniela, perché questa è una fotografia, 1977, Salisburgo, fa parte di una serie, Ghirri fotografava in serie, cioè faceva lavori fatti a serie, che si chiama Diaframma 11, un 125esimo in luce naturale, cioè ha realizzato queste fotografie sempre con questi parametri tecnici, diaframma F11 e un 125esimo di esposizione. Insomma, per dirla breve, fotografia dei paesaggi, una fotografia così che cos'è? L'avremmo mai vista ai tempi degli Alinari? Forse sì, perché poi troveremo sempre una fotografia scattata nel 1901 che cita questa, però generalmente no. Questa è una foto che non c'era. È una foto di paesaggio? Ci sono delle persone che guardano un pannello probabilmente alpino, dolomitico, e Salisburgo potrebbero essere le Dolomiti da quest'altra parte del Tirolo. Però, tornando ai ragionamenti che facevamo prima con i nostri concetti guida, però forse non c'era in fotografia, ma forse noi che guardiamo, noi visti di spalle, noi ci immedesimiamo quei personaggi, noi umani che guardiamo di spalle il paesaggio di fronte in maniera sublime come Friedrich, il viandante sul mare di nebbia. Questo peraltro è preso dalla pagina wiki, dalla voce Friedrich della pagina wiki, l'immagine. Allora, in realtà queste comunicazioni e questi richiami tra le immagini ci sono e Ghirri le conosceva, essendo uno che poi ha sempre ragionato intorno a quello che faceva. Per chiuderla velocemente, appunto, paesaggio, quello di Ghirri, non lo so, però forse sì, però paesaggio di cosa? Insomma, si rimangono aperte queste domande. Andiamo avanti. Ora, questa, diciamo, è un po' più banale, ho inserito questa coppia di foto perché ci fanno vedere come in realtà gli elementi, natura e cultura, alla fine possono anche mescolarsi, nel senso che nella stessa fotografia ci abbiamo tutto. La natura, qui credo che siamo nell'argine, in un argine del Po, c'è questa cascina evidentemente ormai abbandonata, questa è una fotografia degli anni, di fine anni 80, c'è anche questa, ecco, questa c'è anche un clima un po', una luce un po' Alinari, nel senso che vedete c'è questa luce dorata, sembra un viraggio ma non lo è, nel senso è la luce con cui Ghirri ha scattato, all'epoca al massimo sarà stata un pochino valutata in camera oscura e poi stampata. Però diciamo qui, anche qui, questo è paesaggio, la metteremmo in una foto in una pagina del Po o non la metteremmo, ma la selezioneremmo? È una fotografia che sta dentro il paesaggio? Insomma, secondo me sono domande interessanti che rimangono aperte, anche perché poi
ce la mettiamo, perché anche questa è, in realtà è presa da Flickr, non è presa da una pagina di Wiki, però in realtà questo Beh, forse ma sai che in realtà, non so se quest'anno o l'anno scorso, è arrivata in finale una, non così, però su questo, diciamo, cioè con l'acqua, il Casoni di Comacchio, perché abbiamo un fotografo di quella zona che spesso fa delle cose molto belle. Poi te la ritrovo. Sì, mi fa, questa mi fa piacere poi vederla, magari dopo, sì. Se la trovi. Però appunto, ecco, quello che volevo dire, spesso sono domande retoriche le mie, però ci servono un po' per introdurre, per capire, no per capire, quello non mi permetto, però insomma per farci domande tutti insieme. Secondo me la trasformazione in questi anni, come abbiamo detto all'inizio, del nostro paesaggio e poi della fotografia e di come possiamo vedere le cose, è molto cambiata ed è giusto magari rendersene conto, guardarla, vedere come richiamano altre cose, come abbiamo visto prima, non so se tornare, no? Richiamiamo da una foto di Ghiri degli anni 70 un quadro, richiamiamo un'immagine, quella di sinistra sicuramente sospesa, a un'immagine in realtà che sembra questa di destra altrettanto sospesa, ma questa è molto più reale per noi perché sappiamo che cos'è, Lago di Resia, è meno sospesa in termini di significato, qui è più chiaro, però insomma ci sta anche la visione Ghiri. Andando avanti, tornando al punto di vista, no? Un altro degli elementi, punto di vista, orizzonte era la coppia, ma il punto di vista ci nasconde o ci svela, o meglio, sarebbe stato forse meglio, svela oppure nasconde? Questa è un'altra foto molto famosa di Ghiri, l'Alpe di Siusi del 79, e qui è chiaro che è una foto, allora la possiamo paragonare a una foto in maniera così larga, la possiamo paragonare a quelle foto di Ansel Adams, pure se la maestosità dell'Alpe di Siusi è altrettanto all'altezza dei canyon americani. E no, questa è una foto diversa, forse la possiamo paragonare, però insomma qui Ghiri fa un'altra operazione, a parte che scatta colori, come sempre fa lui. Qui ci dà come si può dire, decide di farci vedere anche la natura insieme al resto. Si mette di nuovo di spalle rispetto a chi guarda il mondo, perché le due persone che stanno passeggiando stanno guardando il mondo davanti a sé. E questa insomma è una visione abbastanza originale, abbastanza abitata, se volete. Vediamo che cosa vi ho messo accanto, ed è sicuramente molto differente anche dall'approccio, al di là dell'approccio tecnico, ma dall'approccio ideale, concettuale di Adams che abbiamo visto prima. E questa è un'altra bella sfida, perché montagne e montagne anche di qua. Allora, questa dell'Italia in miniatura di nuovo è il fondo del parco giochi, è il retro, lassù dove ci sono le montagne. Ghiri dice: che faccio? E allora va di nuovo alle spalle. Come la faccio vedere? Va di nuovo alle spalle. Ora, questa è una provocazione un po' più forte, no? Se vi dicessi questa ce la mettereste in una pagina di Wiki. Però anche in questo modo, e noi riconosciamo qualcosa, perché intanto la foto c'è, quindi come direbbe Eco, identikit, fototessera, c'è. Quindi in qualche modo anche qui riconosciamo una forma del paesaggio, qui addirittura si vedono anche il fondo delle grondaie, degli scarichi dell'acqua, della struttura, quindi è veramente, come dire, artificiale la ripresa, l'oggetto che abbiamo davanti, ma è chiaro quanto sia artificiale, non è più sorprendente di tanto. Quindi in realtà riproduce in qualche modo, riproduce una riproduzione a sua volta, e di nuovo ci fa vedere come il punto
riproduce una riproduzione, nel senso che è, appunto, sono le montagne dell'Italia in miniatura, quindi la riproduzione del vero, ma ci fa capire ancora una volta come quella scelta di campo di cui parlavamo all'inizio, quella capacità del fotografo di scegliere, di muoversi rispetto al paesaggio, anche quando è così, un paesaggio da parco, da Gardaland o da Italia in miniatura, per essere precisi, si può trovare un punto di rottura, un punto di tensione, un punto di domanda, per essere molto più semplici. E quindi anche questa è una visione. Riconosciamo qualcosa, anche se non avessimo mai visto Italia in miniatura, ci arriveremmo. Ci sono le montagne, vedo una ricostruzione di cemento, presumibilmente è un parco giochi, se non è l'Italia in miniatura è un parco, e quindi in qualche modo richiama comunque un'idea di paesaggio, che poi, detta tra noi, il parco giochi, il suo paesaggio lo crea a sua volta. Ghiri ha fotografato molte volte sia l'Italia in miniatura ma altre strutture di questo tipo, perché montare un parco giochi e fare delle installazioni, per quanto artificiali, quello scenario c'è. Se lo andiamo a fotografare, ha creato il paesaggio in quella città. Come a Rimini c'è un paesaggio fatto in questo modo di cartapesta, e quell'altro è un paesaggio, quello di Gardaland, per dire, è un altro paesaggio di cartapesta. Però c'è, esiste. Allora, vediamo di andare a paesaggio che va oltre. Allora, queste forse sono le ultime, sì, le ultime due o tre, ce n'è forse un'altra. Qui andiamo oltre, nel senso, sempre siamo già negli anni 80, quindi subito dopo Viaggio in Italia. Ancora, oggi è diverso, oggi ne abbiamo viste tante, ma all'epoca quanti fotografi di paesaggio avrebbero fotografato, da una parte, la Via Emilia, quindi una struttura ben chiara, storicamente determinata, la Via Emilia dei Romani che attraversa, o d'altro canto la campagna, o questo, insomma, argine di fiume a Pomponesco? Quanti l'avrebbero fotografata così? Oggi, ripeto, è più facile perché questo tipo di visione è stata aperta, però, insomma, all'epoca separare a metà, come nella fotografia sulla Via Emilia, il fotogramma con una linea verticale quasi netta tra il buio e la luce, e non è un monumento, però è la Via Emilia, è uno scorcio, un pezzo, siamo appunto vicino Fidenza, c'è una trattoria, come si capisce dall'insegna, e anche questa è una visione di punto di vista, è una scelta. Perché fotografarla la sera? No, le foto di paesaggio di sera, è strano, no? Ora purtroppo qui non le ho messe perché non ho avuto tempo, ma per esempio Ghirri ha fotografato di notte Venezia e Lubiana, ma non perché c'aveva voglia di farle di notte, perché usando la luce del Ponte dei Sospiri e a Lubiana dei viali lungo il fiume, racconta qualcosa, cioè cambia la visione che abbiamo di quel paesaggio, diciamo così, di quel monumento, che di giorno non avremmo avuto. Quindi, tornando alla nostra Via Emilia, anche questo è un modo di, è una scelta di come rappresentare. La foto di Pomponesco è anche oltre, nel senso che Ghirri, tra le cose che ha utilizzato come suo punto di stilistico, direi, è quello della soglia. Moltissime volte nelle sue fotografie c'è un punto da cui guardiamo, c'è una soglia fisica, in questo caso ci sono questi due plinti, queste due colonne che probabilmente reggevano forse un cancello e che comunque stanno lì e indicano un passaggio. Insomma, non era così normale fotografare la campagna emiliana in questo modo, no? Avremmo, che ne so, in quegli anni, negli anni 70, il solito campo arato, il solito trattore, il solito contadino, la fattoria, la staccionata di una fattoria. Ghirri lo fa in un altro modo. E quindi c'è una visione del paesaggio che può essere diversa, con elementi diversi. In questo caso poi mi piace, questa di Pomponesco è molto evidente, perché è un ambiente, in questo caso probabilmente, insomma, non è la campagna vera e propria, è l'argine del Po, quello che si vede là in cima, bianco, coperto dalla neve, quel terrapieno.
però comunque un ambiente, diciamo, aperto, naturale. E questa visione è una visione che ha spostato, ha rotto il cliché e ce lo fa vedere in un altro modo. Insomma, pensiamo sempre, ecco, se oggi dovessimo illustrare un libro che parli della campagna emiliana, possiamo farlo con immagini così, con immagini diverse e con immagini che hanno, diciamo, cercano di superare appunto il cliché, non vorrei chiamarlo stereotipo, che spesso è una parola negativa, ma insomma il cliché acquisito, ripeto, negli anni di Alinari, negli anni di altri modi di fotografare si faceva così, non era niente di... era normale farlo. Oggi abbiamo trovato dei modi diversi, ci sono stati dei pensieri e degli sguardi diversi, per cui diciamo l'invito è quello di provare a superare un po' questa soglia che l'altra volta giustamente è stata definita come la soglia del, no, del documentale, perché insomma proviamo a trovare la realtà anche vista in un'altra maniera. Secondo me, insomma, questa è un'altra foto molto, molto, molto famosa di Ghirri, è una marina di Ravenna, siamo nell'86, no? Il mare, le marine, chi l'avrebbe mai messo questo sembra una struttura di quelle che servono per appoggiare i giochi dei bambini durante l'estate, durante la stagione. E non, insomma, chi ce l'avrebbe mai messa? Si metteva davanti alla riva, si scattava il mare e via. E lui arriva e dice no, c'è qualcos'altro, lo possiamo guardare in un altro modo. Questa è un'altra soglia, chiaramente, non è uno schermo perché non c'è, però, o forse lo è anche perché riquadra questo mare, ce lo fa sembrare un film, una proiezione, e insomma ci sono tante, ora non ci dilunghiamo sulla interpretazione di questa foto, però sicuramente non tutti noi l'avremmo fatta così, per cui l'invito, diciamo, è quella a vederle le cose un po' superando quello che poi come Alinari ha fondato chiaramente un certo modo. Si può, vi metto questa che è una foto dell'anno scorso, anche questa credo abbia vinto la giuria in realtà, non la, il premio la foto della... FIAF, appunto. Ecco, sì, appunto. Il premio della critica, giustamente, esatto. Che è insomma un modo abbastanza diverso e strano di vedere il Pecci, insomma. Dopo la pubblicazione di questa foto qualcuno... ci furono polemiche appunto, sui social dicendo ma è una foto insignificante. Secondo me è proprio questo, è talmente specifica, talmente diversa da come ce la saremmo aspettati, che chi ha detto insignificante non l'ha capita, ma mica non c'è niente di male, per cui insomma siamo documentali ma non siamo per forza Alinari. Tutto qua, grazie, e abbiamo finito per quanto mi riguarda. Io ti ringrazio tantissimo, Antonio, è stato un intervento veramente, veramente molto, molto, molto interessante. Penso che anche gli altri la pensino come me. Ah, un attimo che metto la fotocamera, sì. Eccoci. È stato molto interessante e entra in campo mio figlio, giustamente, va bene. Ci sta. Esatto, un'incursione della realtà nell'inquadratura. Microfoto di paesaggio, benissimo. Esattamente. Bene, e quindi niente, questa è la chiusura del ciclo di tre webinar per la presidia di Wikiros Monument. Mi sono persa la chiusura del webinar e in perfetto sincronismo con l'inizio dei lavori di giuria, quindi ti aspettiamo allora l'anno prossimo, Antonio, nella pagina di Wikiros Monuments. Insomma, è troppo tardi, ma per l'anno prossimo sei precettato. Volentieri.